proseguiamo l'esplorazione del servizio di scuola in ospedale attivato dal Policlinico Umberto I in sostegno dei pazienti in età scolare. Ascoltiamo questa volta il contributo di docenti e dirigenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria Istituto Comprensivo Via Tiburtina Antica, diretta dalla professoressa Maria Antonietta Vergari, per proseguire con i rappresentanti della Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo Scientifico Tullio Levi Civita, sezione ospedaliera, diretta dal professor Alberto Cataneo. La scuola in ospedale intanto rispetta la nostra Costituzione, che garantisce il diritto all'istruzione di ogni studente. Noi qui alla Sapienza abbiamo la scuola presso le cliniche mediche di ematologia, pediatria, pediatria oncologica, ortopedia e neuropsichiatria. Allora, la scuola in ospedale cosa fa? Intanto rapporti stretti tra le scuole di provenienza e i bambini mentre sono ospedalizzati, per cui certificati che noi inviamo, e poi di questo parleranno in maniera più specifica i miei insegnanti. L'altro aspetto, secondo me molto importante, è che diamo degli attimi di normalità a dei bambini e a dei ragazzi che si trovano a vivere una situazione un po' pesante. Quando il bambino e il ragazzo viene nelle aule adibite a scuola, nelle stanze adibite a scuola, chiaramente è per lui un momento di serenità e per le famiglie si sentono come se i loro figli tornano alla normalità. Poi abbiamo anche, soprattutto nei reparti per i bambini più piccoli, perché noi abbiamo la scuola dell'infanzia, abbiamo una grande attività anche per i bambini che sono in regime di day hospital, cioè che vengono a fare le visite, eccetera. Noi qui come insegnanti ci occupiamo di scuola, chiaramente, però chiaramente, come avete visto, insomma, è una scuola un po' diversa, perché sono un po' diversi i bambini che vengono qui, ma non perché siano diversi loro, perché vivono un momento molto particolare della loro esistenza. Qui noi diamo molta importanza al momento iniziale, che è quello dell'accoglienza, che però è proprio una pratica, nel senso non si ferma al primo momento, ma è un lavoro di ascolto, di comunicazione, di relazione. E infatti tempo fa abbiamo stampato proprio per questo manuale di piccola accoglienza, che abbiamo elaborato con i ragazzi, i bambini ricoverati, e che serve proprio a non far sentire soli i ragazzini, i bambini e gli adolescenti che si trovano a vivere questa esperienza un po' particolare alla loro vita. Il discorso che viene fatto è quello del senso, cioè di dare senso a determinati eventi, determinati fatti. Si presta l'insegnamento poi a dare significati a tante situazioni. La risposta è positiva, e molto spesso anzi viene anche richiesto direttamente dai genitori, e insomma proprio per contestualizzare alcuni fatti, alcuni eventi. I bambini e i ragazzi a cui noi facciamo scuola durante l'anno sono intorno ai 750-800 unità per anno scolastico. Alcuni di questi ragazzi sono stranieri, perché vengono in Italia proprio per curarsi, e chiaramente gli insegnanti che si trovano a lavorare con questi bambini hanno anche il problema dell'alfabetizzazione di base. Nel momento in cui noi facciamo l'alfabetizzazione di base, in realtà poi diveniamo a tutti gli effetti, essendo noi il tramite tra l'istituzione, non soltanto la scuola, ma l'istituzione ospedaliera, e le famiglie e i bambini, noi diventiamo quelli che fanno i facilitatori della comunicazione, perché in realtà facciamo da ponte comunicativo tra i bambini e le esigenze delle istituzioni a cui sono ricorsi, cioè l'ospedale, per farsi curare, perché sono bambini che non parlano italiano. Si è compreso che studiare per questi ragazzi è parte integrante della loro terapia, della loro guarigione, quindi è un lavoro che ha a che fare con diversi tipi di patologie, con diversi tipi di malattie, e quindi naturalmente l'approccio è differente a seconda dei casi. I programmi sono tutti individualizzati, ovviamente, cioè ogni ragazzo ha un suo programma, che è quello che ci viene suggerito dalle scuole di provenienza dei ragazzi. La tecnologia è stata molto in aiuto, noi siamo stati tra i primi a fare didattica a distanza, anche il Ministero ci ha molto sostenuto in questo percorso, non tutto il percorso è completato, però certo la tecnologia è significativa, è un grande aiuto per i nostri ragazzi che stanno in ospedale, ma anche per noi. Tutti gli alunni che noi seguiamo hanno una sofferenza a livello del corpo, quindi anche un influsso sulla possibilità di apprendimento dei ragazzi. E quello che noi facciamo nell'ambito dei programmi ministeriali dell'educazione fisica è un lavoro di presa veramente di contatto con le loro capacità, che possono essere quindi espresse